polizia municipale ci sono tante persone che lavorano e quindi ci sono tante professionalità, i colleghi che fanno le ordinanze, il collega che si occupa della segnaletica stradale, per cui è stato, una volta che abbiamo avuto l'input da parte dell'amministrazione, è stato molto semplice individuare gli spazi. Abbiamo fatto un giro, abbiamo guardato un po' più o meno quelli che sono le attività che svolgono gli NCC, dove preferiscono lasciare i clienti, dove preferiscono riprenderli, per cui una volta fatto questo abbiamo cercato di individuare i posteggi dove poter realizzare questo tipo di attività. E comunque, parlando anche con l'Associazione dei Tassisti, o il COTAS, con il Consorzio dei Tassisti, abbiamo cercato di mettere insieme anche le loro esigenze presenti e future, per cui è uno strumento questo qui che servirà anche a loro qualora ritengano che sia utilizzabile. Probabilmente attiva dalla metà settembre e attiva fino al 31 dicembre. È stata volutamente posposta dopo il periodo paliesco perché sennò sarebbe stata oggetto di ulteriori modificazioni. Vediamo come andrà in questi mesi che sono importantissimi per il turismo, perché sapete, settembre-ottobre sono i numeri maggiori del turismo nella nostra città, insieme a maggio. Quindi trarremo poi le conclusioni a fine anno per varare, penso, un'ordinanza definitiva in base alle risultanze di quello che è accaduto.